Ciao ragazze, ciao ragazzi. Questo video è in collaborazione con Veronica, un bacio tesoro. Il suo canale ve lo linko giù come sempre nell'info box e in questo video vi faremo vedere i nostri prodotti preferiti sia di beauty che di make-up del mese. Allora, parto con la skincare, con una crema viso, in particolare una crema che io ho fatto una collaborazione che è Dermorivita, che è questa. Questa è una crema che si può utilizzare quando volete, sia di giorno che di sera. Io questa la utilizzo in modo particolare di sera, dopo che mi sono struccata. Vi dico che è stata veramente una crema molto molto straordinaria per quanto mi riguarda, perché praticamente io questa la utilizzavo sui morsi di zanzara che purtroppo mio figlio subiva come ogni anno, ed è stata davvero una scoperta perché non credevo sinceramente che potesse fare al caso suo. Comunque sia, questo è il prodotto. È una crema molto leggera. Si stende bene, lascia la pelle morbida, non lascia la pelle appiccicata, la rimane veramente elastica, morbida, insomma, un'ottima crema. Vi lascio giù comunque il video dove appunto vi parlo di questa collaborazione e ve la consiglio veramente tanto. Se anche voi soffrite di questo problema come mio figlio, ve la consiglio veramente tantissimo. Anche perché la prima cosa che si toglieva era il prurito, che è la cosa più fastidiosa che ci possa essere. Poi, continuando, sempre parlando per quanto riguarda la skincare e quindi prodotti viso, vi voglio parlare dell'acqua micellare tutto in uno, quella della Garnier. Come vedete, io l'ho quasi terminata. Questa qui è un'acqua per pelli sensibili che strucca, deterge e lenisce senza risciacquo, non ha bisogno di risciacquo. Questo in particolare è adatto per viso, occhi e labbra, è senza profumo, senza parabeni e ha una formula ipoallergenica. Questo è un formato da 400 ml, quindi un formato abbastanza conveniente, anche perché io spesso questo lo riesco a trovare in offerta. Infatti faccio sempre scorta perché mi sto trovando veramente bene e ormai non ne posso fare a meno. È uscita anche quella col tappo giallo, se non erro, che mi sembra che quello che è un'acqua bifasica, che a breve voglio provare anche quella per vedere appunto come mi trovo con quel tipo lì. E nulla, io questa ve la consiglio. Se amate anche voi come me le acque micellari quando vi struccate, questa è un'ottima acqua micellare. Per quanto riguarda i capelli, sto amando questa combo, ovvero lo shampoo della Omnia. Questo qui, molto particolare, è all'olio di argan ed è un flaccone da 250 ml. È uno shampoo, penso che lo conoscete, con inciboni, non è testato sugli animali e io comunque qualsiasi shampoo diluisco sempre con l'acqua, perché comunque adesso è da un annetto a questa parte che ormai ho cambiato totalmente la mia routine per quanto riguarda i capelli. Mi piace veramente molto, mi piace il profumo che rimane sui capelli e li lava bene, nonostante io lo mischio con l'acqua, ecco. Poi, in combo, appunto, come vi dicevo, sto utilizzando questa maschera per capelli che ha i semi di lino e burro di karité ed è praticamente una maschera per rivitalizzare i capelli. Allora, la maschera si presenta in questo modo,
molto molto fluida anch'essa, ma nello stesso tempo è anche compatta, non scivola via dai capelli quando la mettete sui capelli dopo lo shampoo. Io solitamente la metto in posa per qualche minuto e poi sciacquo abbondantemente. Allora, anche questo devo dire che mi lascia i capelli liscissimi e profumati. Mi piace il modo di come riesce a trattare il capello, soprattutto dopo che ho fatto una tinta, quindi una colorazione. Mi lascia i capelli morbidi e sostanzialmente mi piace questa combo che vi ho fatto vedere perché mi nutre i capelli nonostante io faccia le tinture una volta al mese, una volta ogni 4 mesi, usando comunque prodotti adeguati, riesco a comunque a tenere sotto controllo la situazione, ecco. Poi, per quanto riguarda il corpo, ovvero, vi parlo dell'acqua profumata, ovvero questa di Wycon, che ho utilizzato anche tantissimo quest'estate. Questa è Aragon Breeze, che è un formato da 100 ml, veramente sì, un'acqua profumata, è veramente un'acqua profumata molto molto bella, fresca, mi è piaciuta davvero tanto e sicuramente ne andrò a prendere altre perché sono davvero delle acque profumate fresche. E poi hanno le profumazioni dei profumi, quelli più costosi, quindi come non amarle. Poi, anche se comunque le acque profumate, lo sappiamo, non sono come profumi, quindi non rimangono tutta la giornata, però comunque sono fresche e possono essere utilizzate più di una volta al giorno. Passando per quanto riguarda il make-up, io sto amando letteralmente le tinte della MAC, ovvero queste in questo formato qui. Queste qui io le ho utilizzate più volte perché volevo avere appunto un'idea più chiara per quanto riguarda questo prodotto. Ho letto e sentito delle recensioni, dei pareri contrastanti. Io sono per quanto riguarda nella fascia che mi sono piaciute, in quanto le ho utilizzate più di una volta appunto per provare appunto più volte, magari cambiando i pasti e vedere un po' se effettivamente era come dicono, oppure è praticamente come alla fine già avevo una mia idea. E quindi io queste le promuovo perché hanno superato, almeno per quanto mi riguarda, sarà anche un fatto soggettivo, perché si sa che purtroppo tutti i prodotti, che sia di make-up, che sia di skincare o per quanto riguarda qualsiasi altra cosa, varia da persona a persona. Quindi, per quanto mi riguarda, queste tinte sono favolose. Non mi si sgretolano, hanno resistito ai pasti oleosi, bevuto caffè e quant'altro, quindi non mi hanno seccato le labbra, rimangono veramente ore, praticamente dalle 2 del pomeriggio, se non prima, magari qualche volta l'ho messa anche intorno a mezzogiorno. Fino alla sera alle 7, 7:30 io le avevo ancora lì, non si erano mosse per niente e io non le avevo ritoccate, quindi veramente ottime. E questa qui in modo particolare è la Retro Matte Liquid Lip Color Matte with Love, quindi comunque questo colore qui che è un bellissimo colore, che ho messo anche nel video tutorial che ho fatto precedente a questo, quindi lo vedete lì applicato sulle labbra, se volete vedere come il colore sulle labbra, ve lo linko giù o comunque da qualche parte. Comunque il colore è questo qui, si asciugano rapidamente e ripeto, per quanto mi riguarda sono tinte davvero eccezionali, come queste io
ovviamente, visto la resa su di me, non potevo che non andare a acquistarne altre, ovvero questi colori qui. Questo in modo particolare è stata l'ultima che ho acquistato e infatti la vedete nell'haul di agosto perché non la trovavo mai. Questa qui che vi faccio vedere ora si chiama Recollection. Sì, credo che si dica. Comunque è questo fantastico viola, veramente bellissimo. Vi faccio lo swatch. È davvero un colore a dir poco pazzesco. Eccolo qui. Poi questo bellissimo fucsia è Personal Statement. Ed è subito, vi faccio vedere questo bellissimo fucsia qui. Poi l'altro è questo color ciclamino, bellissimo anch'esso. Powder to Tease, credo che si dica, non mi bastonate. Questa qui e l'ultima appunto. Quella stupenda è Old Lady, è veramente un prugna che va nel viola scuro, nel borgogna, borgogna con una punta di viola forse. Io poi con i colori un po' particolari non è che sia così brava da decifrare, ecco. Eccoli qua. E questi sono tutte le tinte per quanto riguarda questo tipo di categoria, fatte così stupende. Vi ripeto, io mi sono trovata benissimo, magari ho provato anche una volta le ho provate con una sola applicazione, una volta le ho provate con due applicazioni, una volta che si era asciugata la prima applicazione per vedere se mi poteva sgretolare oppure rimanere così com'è. Entrambe le tinte, cioè tutte quelle che avete visto, non si sono mai sgretolate, non hanno mai perso colore sulle labbra, non mi hanno rimasto le labbra colorate solo il contorno, anche perché io non uso matite quando metto queste, perché mi aiuto sempre con l'applicatore stesso della tinta, quindi non mi rimane neanche l'alone per dire ai bordi delle labbra. E con questo ragazzi è tutto, io spero di esservi stata utile, di avervi fatto un po' di compagnia. Spolliciate in su per me per questo video se vi è piaciuto. Mi raccomando, andate a guardare il video gemello al mio nel canale di Veronica. Vi ringrazio per la visualizzazione. Mi raccomando, giù nell'info box ci sono anche gli altri link per quanto riguarda gli altri miei social se volete seguirmi e ci sono i link che vi portano direttamente lì, quindi vi aspetto. Io vi mando un bacio e noi, se volete, ci vediamo alla prossima. Ciao!